adesso saranno messe nella condizione di poter predisporre il piano economico finanziario che ci darà, che metterà in evidenza il presunto corrispettivo da porre a base di gara e quindi potrà fare le gare. Noi continueremo ad affiancare le province e a dare supporto e sostegno a qualsiasi tipo di attività e di iniziativa delle stesse. Ecco, Assessore, una domanda che volevo farle proprio in relazione alle polemiche dei mesi scorsi, in particolar modo con la provincia di Foggia. Erano state sollevate delle criticità, soprattutto in ragione di quei comuni che in un certo qual modo dovrebbero un attimino rivedere un po' il sistema di trasporto locale piuttosto che quello ferroviario. Erano nate delle polemiche proprio da questo punto di vista. No, sì, erano nate delle polemiche, devo dire, circoscritte alla zona di Foggia e alla zona di Taranto, polemiche fondate sulla preoccupazione che la distinzione tra servizi minimi e servizi aggiuntivi potesse comportare la necessità di tagli ai livelli occupazionali. Come ho già detto, questa cosa era inesistente sin dal primo momento. Teniamo presente che noi lo diciamo sempre, noi abbiamo operato applicando la legge italiana e le direttive e i regolamenti europei. Uno dei principi portato dal regolamento 1370 del 2007 dell'Unione Europea è la salvaguardia dei livelli occupazionali. Quindi era evidente che quella distinzione era una distinzione necessaria per mettere in ordine la situazione. I finanziamenti statali finanziano i minimi, i finanziamenti aggiuntivi se li paga la regione e che tutto il resto naturalmente veniva trattato con l'assoluta particolare attenzione per i livelli occupazionali e per la qualità del servizio. Noi abbiamo 53 comuni che fruiscono dei contributi per il trasporto pubblico locale. I comuni che possono avere il trasporto pubblico locale sono quelle, scusa Enrico, vieni qua, sono quelli oltre i 15.000 abitanti. Se scorrete i comuni, ce ne sono tanti che sono al di sotto dei 15.000 abitanti, che per legge però conservano il servizio perché ce l'avevano prima dell'entrata in vigore della legge. Noi non siamo intervenuti negando qualcosa a qualcuno, anzi, adesso i comuni diventano tre perché Triggiano, Noicattero e Bisceglie acquisiscono i requisiti di legge e quindi possono avere diritto al contributo per il trasporto pubblico locale. Quello che deve cambiare è l'approccio, è la cultura dell'utenza rispetto al trasporto pubblico locale. Il trasporto pubblico locale è un servizio di massa che serve a soddisfare esigenze, necessità, non serve a soddisfare comodità. Quello che deve essere garantito è il diritto alla mobilità, non il diritto alla modalità del trasporto. E quindi lo sforzo è quello di arrivare ad un sistema complessivo, intermodale, integrato, per cui oggi parliamo del TPL su gomma, fino a ieri abbiamo parlato del trasporto su ferro, sapete che cosa abbiamo fatto anche lì, una serie di operazioni, la rivisitazione degli orari, il rinnovo anche lì del parco rotabile, la messa in sicurezza della rete ferroviaria. Però mo, siccome sono le 11:20, facciamo la conferenza stampa.